Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come vi avevo promesso, questo sarà il famoso video dove vi racconto, vi spiego come ho organizzato il mio viaggio in Corea, vi do dei consigli, dei trucchetti che mi sarebbero tra l'altro stati molto utili da sapere prima di partire, quindi io li dono qui a voi. Anche perché ho visto che su YouTube Italia effettivamente ci sono pochi video di questo genere, quindi sicuramente vi potrà essere utile. Come sapete, ho avuto la fortuna di andare in Corea a giugno per la prima volta con il team di Yepda che ci ha portate per fare un'esperienza, quindi non ero effettivamente da sola al 100%, e questa cosa mi ha aiutato molto perché certe cose altrimenti io non le avrei sapute, non le avrei capite, ed è proprio per questo che mi sento di potervi aiutare. Anche perché di recente, come sapete, potete trovare poi i video anche sul canale se vi interessa la cosa, ho vissuto proprio 3 mesi in Corea, proprio nella popolazione, quindi vi so assolutamente istruire al riguardo. Ovviamente andremo a step, partiremo proprio da come organizzare il viaggio a poi quello che vi serve nel mentre che siete lì. Ovviamente, prima cosa, organizzatevi in base al periodo, così da prendere in precedenza il volo, che è ovviamente la cosa che è più costosa insieme poi all'alloggio. Piccolo consiglio personale, cercate di evitare il periodo estivo, proprio la piena estate in Corea, perché non è l'estate come la intendiamo noi. Il clima è molto caldo, molto umido e soprattutto c'è tanta pioggia, quindi cercate di evitare il periodo che va da luglio ai primi di settembre perché è proprio disastroso. Fidatevi, ho vissuto la fine di questo periodo perché io sono arrivata ai primi di settembre e ancora c'era questo clima, vi giuro, invivibile, e non ve la godete, non ve la girate, non potete vedere bene i panorami e tutto, è un peccato. E se siete tipi che non sopportano il freddo, cercate di evitare anche il periodo che va da novembre a febbraio. Quindi voi direte: qual è allora questo periodo migliore per andare? Il periodo migliore è ovviamente la primavera e l'autunno. Detto ciò, una volta che avete capito i periodi, scegliete appunto la compagnia aerea. Adesso ci sono tantissime compagnie che fanno i voli diretti. Ovviamente le compagnie più prestigiose, quelle più di linea per andare in Corea, specialmente a Seoul, sono quella di Korea Airlines e Asiana. Io ho volato con Asiana, mi sono trovata benissimo. Non ho ancora provato Korea Airlines, prossima volta che vado sicuro la provo, ma non ho mai fatto un volo diretto. Però sappiate che ci sono. Ovviamente i prezzi sono più alti. Per Korea Airlines intorno ai 750 euro, se lo prendete un po' in precedenza, altrimenti anche qualcosa di più. Altrimenti l'altra opzione è vedere una soluzione con gli scali, come ho fatto io per ovviamente risparmiare. Quello che vi consiglio sono le app tipo Skyscanner o Volagratis, che comparano le varie compagnie, vari siti e vi trovano l'opzione migliore. Ovviamente più scali ci sono, più si abbassa il prezzo, questo mi sembra ovvio. Io ho sempre fatto un solo scalo. La prima volta ho fatto scalo da Roma a Francoforte, poi da Francoforte a Seoul, Incheon, che è l'aeroporto quello principale. La scorsa volta invece ho fatto Roma-Riyadh e da Riyadh poi sono arrivata a Seoul. E in base ai vari periodi vi dice anche la variazione dei prezzi, perché ovviamente cambia anche in base a quello. Quindi cercate sempre di cambiare le date in modo da farvi uscire le opzioni più economiche, perché in questo modo potete trovare dei voli anche a 400 euro. Non sto scherzando, cioè, ce l'ho adesso qua davanti. Con uno scalo 18 ore di volo, compreso appunto lo scalo, ad esempio da Roma a Incheon sono 440 euro. Ora state sempre attenti se in questa opzione, perché ovviamente poi i voli questi qua più economici sono sempre un po' così, che ci sia anche il bagaglio. Controllate sempre, altrimenti lo dovete poi aggiungere. Quasi tutte le compagnie che vanno, io mi sono sempre trovata bene. Ho volato con Finnair, mi sono trovata benissimo. Oppure appunto quando ho fatto lo scalo a Riyadh, ho volato con Saudia Airlines. Quindi questi consigli per quanto riguarda i voli. Poi, quando sono partita io, serviva avere tutta la varia documentazione, quindi bisognava fare il Q-code, che era un codice che vi veniva rilasciato da presentare poi in aeroporto una volta arrivati. Questo Q-code ovviamente serviva per tutta la cosa della vaccinazione, bla bla bla. Infatti serviva il tampone negativo sia per partire sia poi una volta arrivati lì bisognava rifarlo. Attualmente siete fortunati perché non dovete fare tutta questa cosa, ma dovete semplicemente fare il KETA. È importantissimo fare questa cosa, mi raccomando, non arrivate lì come tipo le persone davanti a me che non avevano fatto il KETA, ma tu dove vivi? Il
Ikeda è semplicemente il visto da turista, quindi quello che potete fare appunto per entrare in Corea per visitarla. Dura 3 mesi, quindi potete stare massimo 3 mesi in Corea. Si fa online, vi lascio ovviamente tutti i link delle cose che vi sto dicendo qua sotto nell'info box. Potete farlo anche 48 ore prima di partire, massimo 48 ore prima di partire. Non vi scordate di farlo, mi raccomando, anche perché appunto è il visto vero e proprio per poter entrare nel paese, altrimenti vi rimandano indietro. Quindi attualmente questa è l'unica cosa che vi serve vera e propria. Altre cose utili da avere prima di partire o comunque appena si arriva sono essenzialmente due. Per quanto riguarda internet, scheda telefonica o saponetta per il wifi, insomma quell'aggeggino che vi dà la connessione, potete tranquillamente, come vi ho già spiegato tante volte, prenderla in aeroporto. Appena uscite al terminal ci dovrebbe essere proprio la stazione per le sim, la vedete, o comunque chiedete appena atterrate se volete stare più tranquilli, o altrimenti come ho fatto io, vi lascio il link qua sotto. Sono andata a ritirare la scheda il giorno poi dopo che sono arrivata, quindi state per un po' senza internet, però per fortuna in Corea ci si allaccia facilmente anche in stazione metro, queste cose qua, quindi è diciamo facile, la prendete e state a posto. Consiglio: in Corea molto spesso vi viene richiesto un numero di telefono, tipo anche quando prenotate per i ristoranti eccetera, quindi è meglio prendere la scheda sia con i data internet che il numero telefonico, perché in Corea è differente, non è come la scheda nostra che voi la prendete, avete già numero, potete ricevere i messaggi, chiamate e avete anche internet. Lì sono due schede separate, c'è quella solo internet o quella anche con il numero telefonico, che quindi può ricevere chiamate, messaggi e ha internet, quindi vi consiglio la seconda opzione. Costa leggermentissimamente di più, però state tranquilli, più o meno come prezzi possiamo aggirarci intorno ai 25 euro al mese, perché quando io l'ho ripresa per un mese ho pagato sì circa quella quota lì. In aeroporto forse vi viene un pelino di più, magari vi conviene, state più tranquilli, soprattutto se non dovete stare troppo dei lunghi periodi, tipo c'è la scheda da 5 giorni, 10 giorni, 2 settimane, insomma quelle cose così. E per quanto riguarda l'altra cosa che vi serve, assolutamente la T-Money Card. Ora, io ne ho diverse, questa qua è stata la prima che ho preso. Come vedete è una vera e propria card. Nei convenience store le trovate di diverso tipo, vi basterà chiedere appunto la T-Money o la trovate vicino al bancone. Sono le card ricaricabili per prendere i mezzi pubblici, quindi che sia metro, che sia treno veloce, bus, pullman, autobus, eccetera. Questa vi serve sempre. La maggior parte delle volte questa la ricaricate semplicemente le macchinette. Vi ho caricato un reel su Instagram dove potete vedere come ricaricare la T-Money, è molto molto semplice, dovete però avere i soldi sani, oppure ci sono alcuni convenience store che ve la fanno ricaricare con la carta, ma è un po' più complicata come cosa perché non tutti lo accettano. Andiamo sul sicuro e ricarichiamola alle macchinette. Però la potete appunto prendere ai combini, o a volte quando prendete appunto la scheda telefonica vi danno anche il pacchetto con la T-Money, con già qualcosa di ricaricato all'interno, almeno potete già prendere i mezzi pubblici dall'aeroporto, anche perché per andare poi uscire dall'aeroporto potete prendere ovviamente taxi eccetera, ma c'è anche il treno veloce che fa diverse fermate. Ora arriviamo a parlare anche di quello, ci sono tantissime cose da dire, sto cercando di andare in step e non scordarmi nulla, anche perché volevo scrivermi qualcosa ma ho detto è meglio andare così a braccio. Quindi appunto, una volta che avete la vostra tessera ed è ricaricata, potete appunto prendere i mezzi per spostarvi appunto dall'aeroporto. Le app che vi consiglio di utilizzare per i mezzi pubblici sono essenzialmente due, poi lì va un po' a gusto personale, nel senso io mi trovo molto 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 meglio con Nevermap, però c'è anche Kakao Map. Appena arriverete in Corea noterete che quasi tutto è Kakao, Kakao Map, Kakao Talk, Kakao Metro, Kakao Taxi, è un po' una cosa che sta ovunque, è un po' come il Lotte, c'è un po' tutti i palazzi, tutte le cose, insomma bisogna farci l'occhio. E con Nevermap potete inserire l'indirizzo, bisogna starci un attimo a capire come funziona, però avete questa barra di ricerca sopra dove inserire l'indirizzo e da lì poi vi dà tutte le varie opzioni, è molto intuitiva in realtà. L'unica cosa, molto spesso funziona meglio se andate ad inserire degli indirizzi coreani piuttosto che scriverlo in inglese, cercare il posto in inglese. Quindi quando vi serve un indirizzo coreano andate su Google e cercatelo.
PS, Google non funziona in Corea, o meglio, Google come motore di ricerca sì, però Google Maps, queste cose qua, non vi traccia. Voi volete usarlo per andare a piedi da qualche parte, in Corea non funziona, quindi dovete appunto imparare a usare queste altre app. Ovviamente prendendo questi mezzi, dove andiamo come prima cosa se non a posare le valigie e a metterci un attimo a posto, rinfrescarci a casa. Parliamo appunto degli alloggi. Queste sono state tra le domande più gettonate, ovviamente. Prima volta che sono stata in Corea con Yepda, appunto, avevamo preso un hotel per soggiorni più brevi. Se volete stare tranquilli, rilassati, eccetera, ovviamente ve lo consiglio perché è molto più comodo. Vi metto anche di questi link qua sotto, sia delle case che ho prenotato io, in cui sono stata, che avete visto quindi nei video, l'hotel in cui sono stata la prima volta. Si trovano tutte a Hongdae come zona, che è la zona che per noi giovani io vi consiglio di più, anche perché ci sono un sacco di cose da fare, un sacco di negozi, tanti locali la sera, posti dove mangiare, shopping, di tutto. E anche se state a piedi e appunto la sera vi va di fare tardi e di non stare col pensiero oddio poi devo trovare il taxi, devo riprendere i mezzi, bla bla bla, prendete casa a Hongdae o l'hotel. Appunto io prima volta sono stata al Rice Hotel, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Credo come prezzi sia più o meno 130 euro a notte, se non sbaglio, avevo controllato, e non so se adesso sia cambiato qualcosa, ma comunque appunto date un occhio, ce ne sono veramente tanti tanti. O se vi trovate meglio, ovviamente prendete una casa su Airbnb, come abbiamo sempre e solo fatto noi. Mi avete chiesto tante volte dove hai preso questa casa, come vi siete organizzate, sempre su Airbnb. Per lunghi periodi di tempo ci sono tra l'altro tantissime scontistiche che vi fanno. Quindi ad esempio noi a volte dovevamo pagare 2000 e tot, cioè ci veniva quasi detratto un 800-1000 euro per appunto stare lunghi periodi. Quindi vi conviene, anche lì buttateci un occhio. La metro, i mezzi sono spalmati molto bene per la città, quindi è raro trovare una casa che effettivamente sia molto distante dalla parte, diciamo, di interesse. Tra l'altro a Seoul non c'è un vero e proprio centro, quindi dipende sempre dalla zona in cui volete stare. Diciamo che viene principalmente divisa in sopra e sotto il fiume, la river, quindi tutta la parte sotto diciamo che è un po' più distante dalla parte sopra, che ovviamente ha altre zone tipo quella di Myeongdong e appunto Hongdae e tutta quella zona lì. Sotto invece trovate la zona di Gangnam e la parte un po' più elegantina, non so bene come spiegarlo, insomma c'è questa divisione, quindi state anche sempre accorti a capire bene la zona. Però Airbnb è veramente molto comodo perché potete prenotare ad esempio, non lo so, per un periodo una casa, poi spostarvi in un'altra zona, quindi prendere un'altra casa ancora. Quello sta un po' a voi, dipende anche dal budget, ci sono tante soluzioni differenti, o comunque potete trovare ostelli su Booking, questi insomma soliti siti qua. In realtà appunto la spesa più grande è quella del volo, però poi per le accommodation, per i vari posti dove abitare e stare, tante opzioni differenti a seconda appunto delle disponibilità economiche che poi avete. Noi ci siamo sempre trovate meglio ovviamente a prendere una casa, anche perché dovevamo stare tanto. Quindi la prima casa che abbiamo preso a Hongdae l'abbiamo tenuta 2 mesi, poi ci siamo spostate, come avete visto noi siamo andate a Jeju, quindi abbiamo poi prenotato l'hotel lì, la casa ovviamente nel mentre rimaneva quella. Una volta finiti 2 mesi noi siamo rimaste anche un terzo e abbiamo preso un'altra casa che era leggermente più distante ma molto carina. Una cosa che dovete sapere se non siete mai stati in Corea o in Asia in generale è che loro non hanno gli appartamenti o le case come li abbiamo noi, hanno una disposizione molto differente, sono molto 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 più piccole e raggruppate, quindi vi capiterà molto spesso che siano più che altro open space monolocali piuttosto che avere tante camere o comunque avere un salotto, la cucina, magari molto spesso c'è questo ambiente raggruppato, poi ci sono le camere e il bagno. Anche qui potete poi notare tutti questi piccoli dettagli, queste cose particolari, sempre nei reel che vi ho caricato su Instagram. Molti sono rimasti sconvolti dal bagno. Quindi ecco, le case molto spesso non sono grandissime, bisogna un po' farci l'abitudine. Molto spesso non hanno addirittura gli armadi, per dirvi, bisogna un po' adattarsi e capire. Poi quando ci siamo spostate a Busan, ovviamente avevo preso in precedenza anche quella di cosa. Organizzatevi sempre bene in precedenza, prima di partire, almeno non avete brutte sorprese, non avete convenienti, non avete prezzi che salgono eccessivamente. La casa che abbiamo preso a Busan, abbiamo avuto tantissime richieste per quella, è una chicca che avrei voluto tenere per me ma mi rendo conto di essere troppo generosa, quindi la condividerò con voi, vi lascio il link qua sotto.
bellissima. E poi tutti i proprietari sono sempre molto gentili, molto disponibili, molto 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 carini. Appunto la casa Busan, stupenda, col balconcino letteralmente davanti a Gwanggalli Beach, che è appunto una delle spiagge principali di Busan. PS, alla casa Busan ci è andata anche bene, però sappiate che in Corea generalmente hanno una concezione di pulizia molto particolare, molto differente dalla nostra. Infatti anche se andate in giro noterete vendono pochissime cose per pulire casa effettivamente. Cioè loro come persone sono pulitissimi, sempre attentissimi, tutti perfetti, non escono se hanno un capello fuori posto. La casa è sempre un po' un punto interrogativo, come dire. Infatti tutti i proprietari, e dico tutti i proprietari delle case in cui siamo stati, mi hanno sempre solo riscritto tipo: oh mio Dio, mi hai lasciato la casa pulitissima, grazie, mi hai pulito questo, quell'altro. Per dirvi, vendono molto spesso salviette, salviettine per pulire così molto alla veloce, però effettivamente gli manca un bel mocio tipo per pulire per terra, quelle cose un po' più veraci così. Quindi magari vi capiteranno cose un po' spiacevoli, non è detto, ma io vi avviso, cioè vi metto proprio tutte le carte in tavola, vi farete effettivamente sapere. Una cosa su cui non posso esservi utile in questa guida è sicuramente la questione macchina, noleggio macchina, perché non ci è mai capitato, molto spesso me l'avete chiesto ma non l'abbiamo fatto. So ovviamente che serve la patente internazionale, che va richiesta dal paese di residenza prima di partire. Dovete avere minimo credo 25 anni per noleggiare le macchine, però oltre questo non vi so dire, quindi su questo dovrete cavarvela da soli. Altra cosa importante che vi posso dire, sempre per quanto riguarda le app che vi possono appunto essere utili, l'app per quanto riguarda il treno, appunto quando siamo andate a Busan abbiamo dovuto prendere il treno, quello che vi consiglio è l'applicazione KorealTalk. Ovviamente vi metto tutte le immagini delle iconcine così non vi sbagliate. È molto semplice, è scritta in inglese quindi potete ovviamente capire bene. Semplicemente inserite la destinazione, pagate e basta, fatto. Assicuratevi di fare uno screen del QR code che vi fuoriesce nella schermata, perché molto spesso non vi arriva l'email con la conferma, quindi io vi dico questa cosa. Spesso non vi fa scegliere i posti a sedere, quindi se siete in più di una persona può essere che capitiate in due posti, in due carrozze differenti. Ovviamente potete anche prendere i biglietti direttamente in stazione, quindi se sapete di dover partire non lo so 10 giorni dopo, andate in stazione, prendete i biglietti e magari in quel modo riescono effettivamente a mettervi vicino alla persona a cui volete stare vicino. Altra cosa, l'app per taxi e macchine per spostarvi. C'è ovviamente Kakao Taxi, che è una delle più famose. C'è Tada, che è un'altra app sempre per chiamare appunto i taxi. Io mi sono sempre trovata benissimo con il semplice Uber, in realtà. In Corea viene molto 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 meno rispetto a quanto viene da noi, ma anche quando sono stata in America prezzi folli, quindi in Corea è tutto molto fattibile. A Busan addirittura, cioè vi dico, i mezzi sono molto particolari, sono molto più lenti rispetto a una grande metropoli come può essere quella di Seoul. Busan è molto più rilassata, tranquilla, infatti abbiamo preso molto di più Uber e costa anche molto di meno. A Jeju abbiamo quasi sempre preso il taxi più che Uber, però ci sono pochi mezzi essendo una realtà un po' più piccola, un'isola. Però a Seoul potete stare tranquilli che vi spostate veramente con zero difficoltà, anche se non avete mai preso i mezzi in vita vostra, vi basta seguire quello che c'è scritto sull'app che vi dicevo prima, Nevermap, e andate tranquilli. Poi la metro a Seoul si divide per linee di vari colori, ad esempio io che stavo appunto a Hongdae scendevo a Hongik University, che era la linea verde. Vedete, vi faccio vedere, ci sono sia le linee per colori che per numeri, infatti la linea verde è la 2. Tra l'altro una cosa molto utile in metro, se guardate agli schermi sopra, si vede proprio le varie fermate, in quale di quelle fermate è attualmente la metro che sta per passare, così sapete più o meno in quanto arriva, quando vi dovete alzare e cominciare a mettervi davanti alle porte, perché in Corea si fa la fila per qualsiasi cosa, compreso mettersi appunto e salire sulla metro. Soprattutto negli orari di punta state molto attenti, perché ci possono essere proprio grandissime quantità di gente. State attenti ad entrare se siete persone che hanno problemi con gli spazi angusti, tanta gente, la pressione, non entrate, magari evitate quegli orari. Però ecco, sappiate che bisogna fare le file e state attenti per i posti degli anziani e delle donne incinte, ci tengono molto e sono differenti dai posti in cui
vi potete sedere tranquillamente anche voi. Sto proprio cercando di ricordarmi tutto quello che vi posso dire. Le fermate sulla metro non vi impanicate, perché sono scritte sia in inglese sia in coreano, e anche la voce che sentite in metro la ripete sia in coreano sia in inglese, insomma. Io me la cavo anche nel leggere, quindi molto spesso quando non beccavo la scritta in inglese riuscivo a leggere quella in coreano, e mi sono salvata diverse volte grazie a questa cosa. Altrimenti, ripeto, tenete traccia sulla mappa, qua sull'app, e non vi potete proprio sbagliare. Per quanto riguarda altre app interessanti, in teoria ci sono quelle di delivery. Molto spesso le app di delivery devono essere abbinate ad una carta coreana, quindi se non siete effettivamente residenti non avrete la carta coreana, quindi non potrete ordinare da sport, tipo non esiste Glovo, non esiste Uber Eats. Una che potete utilizzare è Shuttle, che è quella appunto che potete utilizzare da stranieri tra virgolette, e che soprattutto è tutta in inglese, quindi la capite perfettamente. Se invece poi siete che abitate lì, potete utilizzare cose tipo Coupang, che vedrete ovunque, questi camioncini di Coupang, che è per esempio il nostro non so neanche come spiegarlo, il nostro Amazon, per dirvi. Vende di tutto, e ovviamente c'è Coupang che porta le cose ai negozi, Coupang che porta appunto i vostri ordini tipo Amazon, e poi c'è Coupang Eats per il delivery da sporto. Però ripeto, dovete avere una carta coreana per fare tutte queste cose, quindi io ve le sto dicendo, ma nel caso prendete le cose, ve le asportate da soli verso casa. Per quanto riguarda la lingua, in moltissime zone più giovani parlano inglese tranquillamente, la maggior parte delle volte andrete tranquilli con l'inglese. In realtà, se incontrate persone un po' più anziane in là con l'età, è difficile che vi parlino inglese, non impossibile, però un po' più difficile. In quei casi cercate di portarvi avanti e usate un'app per il translate, per tradurre. La migliore ovviamente è Papago, questa ve l'ho ripetuta tantissime volte. Ha anche la funzione per tradurre le immagini, se magari vi serve di tradurre un menu intero, qualcosa che leggete per strada, qualche immagine che avete salvata, la caricate e ve la traduce. C'è l'opzione anche vocale, se appunto qualcuno vi deve spiegare qualcosa. Molto 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 comoda, quindi non vi lasciate intimidire. La lingua non è di certo la barriera più grande e insormontabile, c'è sempre un modo per farsi capire in qualche modo, appunto, scusate il gioco di parole. Altra cosa che vi può essere utile è appunto avere KakaoTalk. Non so se lo sapete, in Corea non usano WhatsApp, è molto raro che una persona sappia che cos'è WhatsApp e soprattutto che ce l'abbia, a meno che non ha vissuto all'estero o è un po' più creativo rispetto agli altri. Però hanno quasi sempre KakaoTalk, che appunto è la loro versione di WhatsApp. Si collega al vostro numero, fatelo magari prima di partire da qui, quindi se vi serve per qualsiasi anche servizio, tipo io quando sono andata al salone delle unghie le ho contattate tramite KakaoTalk, quindi vi può essere utile per questa cosa qui. E credo in realtà di avervi detto veramente tutto quello che vi potevo dire. Ovviamente non vi posso aiutare per quanto riguarda un itinerario, ho fatto tantissime cose, sicuramente tantissimi luoghi che vi possono interessare li potete trovare nei video che ho appunto registrato nei vari mesi in cui sono stata. Ci sono sicuramente tantissime cose da vedere in Corea, potete appunto iniziare con Seoul e poi spostarvi, ci sono tantissime tantissime città differenti da vedere. Veramente per me Busan è rimasta nel mio cuore, quindi se vi posso consigliare andate, che è proprio una realtà differente da quella di Seoul, che arrivate ed è tutta tecnologica ed è piena di persone, piena di gente, con queste stradone gigante, luci ovunque. Quindi se potete girate e cambiate anche i posti, così da vederne il più possibili. Un'altra cosa interessante che vi posso dire è che in Corea i negozi aprono tardi e chiudono tardi, soprattutto i negozi di abbigliamento, insomma cose da acquistare, ma state attenti ai negozi tipo ristoranti, caffè eccetera. I caffè molto spesso chiudono verso le 10/11 se siete fortunati, si mettono lì, poi chiacchierano, si fanno le loro cose, ma i ristoranti loro mangiano molto 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 presto, quindi pranzano molto presto. Se arrivate lì alle 2 può essere che è chiuso, come alla sera. Noi mangiavamo sempre tardissimo purtroppo, quindi abbiamo sempre trovato dei posti tipo
tipo i barbecue, quelle cose lì proprio Korean style le trovate sempre, però se volete andare in dei ristoranti a mangiare cose sappiate che già se arrivate alle 8 è tardi. Questo è tutto, se mi verrà in mente qualcos'altro magari lo aggiungerò più avanti, però le cose importanti credo appunto di avervele dette. Ci tenevo tanto a fare questo video perché, ripeto, io avrei voluto trovare un video del genere prima di partire per sapere la maggior parte delle cose, quindi sono contenta di potervi essere utile in questo senso. Fatemi sapere se metterete in atto le cose che vi ho detto, se dovete partire, se vi serve qualsiasi consiglio scrivetemi senza problemi nei DM di Instagram, che so che vi rispondo, magari ci metto anche un po', però vi rispondo, non vi preoccupate, vi leggo sicuramente nei commenti. Spero più persone possibili possano vedere questa realtà, questa città, queste città, questo paese, perché merita tantissimo a livello di architettura, a livello di luoghi, a livello di cibo, a livello di cultura, totalmente un altro mondo. E vi giuro, mi viene la pelle d'oca ogni volta che ci penso e non vedo l'ora di tornare ovviamente. PS del PS del PS, ormai non riesco più a finire questo video. Vi avevo parlato di un viaggio che avremmo fatto insieme per quanto riguarda appunto andare in Corea, per chi vuole andare, ha paura, non sa come muoversi, come spostarsi. Stiamo organizzando un viaggio tutti insieme, quindi poi quando avrò tutti i dettagli, tutte le cose, vi saprò dire. Ovviamente non è un viaggio economico, ve lo dico, non è un viaggio da 1000 euro, non è un viaggio da 2000 euro, qualcosa di più. Cercheremo di rimanere più possibile in un budget dignitoso, però sappiate che purtroppo ci sono dei costi che vanno coperti indipendentemente dalle attività, che sono appunto alloggio, volo, quello vi ripeto sono sempre le spese più grandi. Cercheremo di stare anche un bel po' di giorni, così ne varrà la pena, e insomma vi farò sapere di questo progetto appena sappiamo tutto per filo e per segno, perché non vi voglio dire le cose così a mozziche e bocconi, poi no, cambio questo, poi cambio quell'altro. Preferisco darvi notizie certe quando le ho. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!